È un successo onomatopeico quello delle bollicine italiane, un vero e proprio boom come l'esplosione di un tappo lasciato libero dai laccioli del Galateo. Sulla scia di questo successo nazionale ha saputo inserirsi a pieno titolo anche l'Abruzzo, che non a caso ospita la prima edizione di Spumanti Italia a Pescara dal 18 al 19 gennaio. Trovare un punto di riferimento nell'ambito nazionale dove potersi fermare un attimo e parlare dell'evoluzione, del successo, dando i meriti a chi ha, indubbiamente ne ha di meriti su questo argomento. Penso ai grandi consorzi che stanno producendo e commercializzando le nostre bollicine, metodo italiano, in tutto il mondo. E dall'altra parte i consorzi ed altri che invece continuano a lavorare in maniera seria e concreta per concretizzare e valorizzare ciò che loro producono a livello nazionale. Un sistema, vedete, che sta crescendo, si sta parlando di un aumento del circa il 30% annuo su questo settore, quindi nella rassegna che faremo con partenza venerdì e sabato daremo anche dei numeri. Lei ha parlato proprio di metodo classico e di metodo italiano, Charmant o Martinotti come si voglia dire, il metodo italiano. E io le chiedo proprio il segreto del successo in questo momento degli spumanti italiani. Molti lo individuano nel rapporto qualità-prezzo. Secondo lei è così o c'è dell'altro? Ma indubbiamente abbiamo questo di merito, che sappiamo ottenere e tenere in equilibrio il rapporto qualità-prezzo. E questo i mercati ce lo riconoscono e ce lo valorizzano. Beh sì, è un momento d'oro che ha spinto un po' tutti i produttori a cercare all'interno dei propri vitigni quelli più idonei, adatti. E in Abruzzo abbiamo avuto la fortuna di ritrovare negli ultimi anni o comunque di continuare a coltivare nel tempo vitigni che si prestano molto bene, quali il pecorino, la passerina, la cococciola, ma anche soprattutto il montonico. Questo sia per la spumantizzazione con metodo tradizionale che con il metodo italiano, quello con cui oggi viene prodotto il prosecco in quantità e in qualità importanti in Italia, che poi viene distribuito in tutto il mondo e che ha aperto tra l'altro la strada in tantissimi mercati alle bollicine italiane.